Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ritornati su GTA San Andreas, dopo, cos'è, puntata, non mi ricordo, non me la ricorderò mai il numero della puntata, e ci eravamo ripromessi di finire queste missioni qui, che sono quelle secondarie del concessionario d'auto, e dopo andiamo a farci ovviamente quelle principali. Ovviamente in nostra compagnia c'è il bellissimo GJ. Scusate se mi sentite un po' monotematico, ma sono un pochino stanco. E iniziamo. Ok, devo salire. Va bene, saliamo. Ok, dobbiamo andare al porto. Ah! Ho capito cosa dobbiamo fare. Adesso ci dice: ma dobbiamo rubare la macchina, così dopo possiamo vendere le macchine al porto. Perfetto. Ah, dobbiamo. Come si guida questo affa. Come si guida? Ok. Oh Madonna. È più difficile di quel che sembra. Ah. Aiuto. Cosa devo fare? Posizione. Ah, devo. Non vedo. Che brutta macchina poi. Che cazzo è una Golf? Una Golf GT. Orribile. Va bene, Caesar, ma non puoi andarli direttamente su per la barca a controllare? Non faresti prima? Che c'è la scaletta. Ah, giusto, perché lui odia le scalette. L'ha detto prima, sono stupido. Comunque è strano che non si abbiano ancora sgamato. Cioè, cazzo, sto guidando una gru di 300 tonnellate, non ci hanno ancora sgamato. Non c'è nessuno dentro sta nave, non c'è il capitano, che è una nave abbandonata dal nulla. Va bene. Ce la farò. Aiuto. Sembra di giocare ai Lego. Sembra veramente di giocare ai Lego con questa cosa. Aiuto. Difficile. Chi sono? Chi sono questi? Oddio. Ah, le guardie notturne. Che è? Ma no! Ok, arrivo. Arrivo. Arrivo con calma, Caesar. Ma che. Ah! Morite! Morite! Non muoiono, non muoiono. Oh. Ma andiamocene, porca puttana! Dai, muoviti, deficiente! Ma se magari ti muovi, che con quale musica incredibile poi. Sì, ma che palle, Caesar. Oh, morite male, che con quale casino. Certo, facciamoci sparare in faccia alla gente. Dalla gente, scusate ragazzi, non so più parlare. Sono tutto stupido. Ah, adesso ci dicono, ma puoi fare queste cose? Puoi darci le macchine, così noi ti diamo tanti soldi. E con questa voce qui te lo dicono, ovviamente. C'è gente che dorme. Ma quelli là non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, per quale motivo? Cos'è? Sali in macchina, questa auto è stata modificata per usare gli Stinger. Che cazzo è? Fai esplodere le ruote della macchina per usare. Ah, sono le cose, le. Tipo James Bond, i chiodi, praticamente. Credo. Non lo so. Dove va? Dove va? Chi è? Oh, madò! Ah, ma proprio la striscia chiodata li lancio! Madonna! Pensa, ma da dove le lancia poi le strisce chiodate? C'è chi? C'è un tizio, c'è un nano dietro che le lancia. Chi è? Oh, preso. Ma è una donna poi, scusi! Ma come guida lei? Si prenda la mia macchina, che da. Pronto? Chi è? Pronto? Pronto? Ma no! Ma mi stanno rompendo la macchina, ehi! Ma mi rompete la macchina. Che succede? Mi rompete la macchina! Ah! No, questo mi segue, è impazzito! Ah no, pensavo mi stesse inseguendo. Come le ha fatto a riparare le gomme? Togliti! 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 Togliti dalle palle! Dai che ti sparo, eh! Non posso neanche. Dove va? Ma scusi! Ma solo perché l'ho urtata! Ma va giù dal dirupo solo perché l'ho urtata! Dai, non si deprime! La pago io la macchina, se proprio. Se proprio vuole. Aiuto, polizia.
Cioè, ce l'abbiamo fatta. Oh, bene. E possiamo avere dei soldi da questo coso. 8.000 poi. Siamo ricchi. Siamo ricchi. Sono contento. Festeggiamo. Festeggiamo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Scusi, volevo festeggiare. Mi scusi, lei. Dov'è? Non volevo fare però tutto questo casino. Volevo so... Cos'è sta cosa? Una lamiera? Non volevo però fare tutto sto casino, mi scusi. Non è colpa mia, volevo festeggiare. Ah! Ok, basta, ciao. Ok. Ok, stiamo andando comunque da... Com'è che si chiamava il tizio? Non mi ricordo mai. Com'è che si chiama? Aiuto. Com'è che si chiama? È L. Torino, Totoreno, Torino, Torino, Torero, Torero Camomillo. Chiameremo Torero, Torero Camomillo probabilmente. E comunque il tizio con la faccia da scemo. Perché sono tutti quelli con la faccia da scemo, quello che non è morto. Non si sa come abbia fatto a sopravvivere dopo un'esplosione di un elicottero, ma va bene, non chiediamocelo. Roger that Interdiction. big monkey, I got a 13-6 fat vulture, need to Ha acquire un grosso another avvoltoio. $80 Lui ha un grosso avvoltoio. L'ha detto lui, eh. Lui c'ha un grosso avvoltoio. E non voglio sapere a cosa si riferisce. Che schifo. Lo so, ragazzi, sono malizio. Che figa questa macchina. Perché poi non è mai una macchina, è tipo un coso. Come si chiama? Non mi viene in mente il nome. Quelli che si vanno in spiaggia, il buggy. Ammazziamo le persone. Comunque ricordatevi che il signor Torino c'ha un grosso avvoltoio, eh. Cioè, è grosso e penso anche lungo. Non voglio saperlo comunque. Ok, siamo arrivati. Cosa devo recuperare qua nel cucuzzolo della montagna? Che cosa fai? Ah, un flare. Un fumogeno bidimensionale. Jesus, will you stop doing that? Ok, sta arrivando qualcuno che ci dà della merce. Che merce? Non si sa. Ah, è lui il grande avvoltoio. Ah, è lui il grande avvoltoio? No, spero di no. Cioè, lui c'aveva un grande avvoltoio, ma non credo che sia l'elicottero. Penso si riferisca a qualcos'altro. Sì. È difficile beccare. È difficile beccarli però! Cosa succede? Aiuto! Mi vogliono uccidere! Ah! Vieni qua! Vieni qua! Non scappare! Oh, t'ho beccato, stronzo! C'ha il mirino che è più grande di non si sa cosa! Cazzo, è gigantesco sto mirino! Oh, l'ho beccato! Come cazzo ho fatto? No! Maledetto, stai fermo! Oh, t'ho stuprato. Madonna. Sento cose esplodere. Ma ce la fa questo qua a lanciarmi la merce? O cosa sta facendo? Si sta facendo un caffè nel frattempo. Ma che palle! Ma vanno troppo veloci sti elicotteri. Dai! Oh, muori. Muori male. Oh, ce l'ha fatta. No, ce l'ha fatta. Dove... Me l'ha lanciata sta cazzo di cosa? No, non me l'ha lanciata. Ah, ma me la lancia lì? C'è un camper. C'è Walter White. Aiuto. C'è Walter White che produce meth. Aiuto, da dove è arrivato questo? Ma dai, non c'era prima. Mi scusi, signora agente. Aia. Signora agente, ma lei non... Pentista. Stronzi. Morite. Ah! Aiuto! Ma che cazzo? Perché c'è un pollo gigante? Ma che è? Per quale motivo? Per quale motivo c'è un pollo gigante? Sarà tipo quelle attrazioni d'America, tipo il più grande gomitolo di lana del mondo o cose del genere. Io mi butto.
Ah! Ma non era mai qui. Che cazzo dice? Io mi frego l'elicottero, assolutamente. Stiamo per volare per la prima volta. Si è teletrasportato. Stiamo per volare per la prima volta. Yeah! Cioè, abbiamo anche un paracadute nel caso non riusciamo ad atterrare. Come si gira questo affare? Che non mi ricordo. Ah, è difficile. Ma perché sono invertiti i comandi? No, no. Perché sono invertiti? No, ma come sono invertiti i comandi? Che due coglioni. No, che fastidio. No, no, ok. Ok, ok. Ma $1000 solo, ma sei un taccagno di merda. Ma Torino, ma dai. Ma Torino poi. Ma dopo tutte queste peripezie sono $1000. Veramente? Vabbè, noi ci andiamo. Noi andiamo beati in elicottero che facciamo prima. Yeah, abbiamo un elicottero che tanto ci sparirà, però non importa. L'importante è averlo. Beh, ragazzi, comunque ho guardato un attimo l'orario. Mancano 10 minuti, però comunque un'altra missione mi sa che non ce la facciamo a farla. C'è un bug incredibile là sotto che vabbè. Quindi, beh, direi che adesso andiamo a salvare. Tanto mettiamoci l'elicottero. Ah, mettiamoci l'elicottero. Apparcheggiamo l'elicottero in qualche maniera. Piano, piano, piano. Ok, l'abbiamo rotto. Aia. Ok. Scendi, scendi CJ. Ok, bravo. Bravo CJ. Ok, direi che possiamo andare a salvare. C'è una barca incredibile che... Cosa è successo? Ho visto una barca che volava. E dai, corri. Oh. E direi che per oggi può bastare. Scusate se mi avete sentito un po' così, però come ho già detto sono un pochino stanco. Niente di che, comunque, tranquilli. Le prossime volte cercherò di essere un attimo più pimpante, che volevo comunque non lasciarvi senza video, eccetera, eccetera. Madonna, che computer antiquato c'ha questo uomo. Va bene. Direi che ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima puntata, che è Super Quark. Al prossimo episodio. Come sempre vi ricordo che se il video vi è piaciuto di iscrivervi, commentare, condividere e mettere mi piace se vi va. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao Fioi!